E poi gol! Quindi Toscano la cede a Sarri, Sarri sale in mezzo per Laudanno e contatto! Sommella rivista l'altra carica sotto la sotto anche sotto! Sommella! Tacco a cercare Peluso che perde palla, attenzione a Sarni, il sinistro! Bene, Sorgente, dribbling, tutto è fatto, Sorgente! Va Carbone! Italo, Robezzuoli in avanti, Robezzuoli prova a girarsi, a destro! Ferretti con Mancino! Parte la gara tra Real Mater Dei e Piazzetta, si profila sicuramente emozionante dal punto di vista agonistico, molto sentita, due squadre dal punto di vista fisico e tecnico davvero d'alto calibro. Vedremo chi riuscirà ad imporsi e a trovare tre punti che sono fondamentali soprattutto per la Real Mater Dei, che si porta subito in attacco con Vinacci in destro, l'uscita di Aversa, prima occasione. Dicevamo, Real Mater Dei che è partita bene, ha avuto un po' una battuta d'arresto nelle ultime giornate, ha bisogno di mettersi bene in pista. Recupera Davide, Davide prova col tacco a battere il portiere Frezza. Stava la mia ragazza che si rimaneva male, se non me la faceva bene, non andava bene. Occhio Danna, davvero un'ottima parata. Perché non mi tieni questo? Perché sbagliando la risposta. Palla per il Mancino e poi Danna se lo mangia, incredibile. Guarda, non era certo uscita così, cioè Davide il Mancino, ma Frezza glielo aveva. Ma due volte al giorno, cioè. Palla a cercare Vinacci, ribattuta. Si c'è danno, capisci? Sta contadino e poi c'è danno, poi c'è danno. Mi ci piace di te. Occhio al Mancino, gol! Incredibile di Tammaro, Umberto Tammaro, segna l'1-0 per la Piazzetta. Ma stai scherzando? Guarda la parte di sopra tua. Davide. Simone Davide, deve fare le righe. Simone Davide al destro di prima. Occhio Danna col destro, la trivela. Peluso ci sta anche parlando affettuosamente. Alla dentro! Tabini Danna, incredibile. Vai! Gavinacci, Gavinacci può provarlo, vincere il contrasto. Occhio! Carallo atterrato, sarà calcio di rigore. Mannaggia miseria, mannaggia! Calcio di rigore. Va Danna sul dischetto e segna il gol che vale l'1-1 per il Real Mater Dei, che trovano un pareggio tutto sommato meritato. Avi? Ti prego Andri, vieni anche con questa mise. Palo di Davide. Davide, il palo ancora, due pali per lui. E poi rosso diretto per il fallo di Senatore, da una manata volontaria assolutamente a Frenna, cacciato direttamente. No, penso ci facciamo comitato adesso. 3 contro 1, chi ha controvide Davide, per serve Tammaro, palla a cercare Simone Davide, che dopo i due pali alla fine riesce a trovare il gol che porta sul 2-1 la Piazzetta. La dedica di Simone Davide. Grazie. Pure io. Palla. Carallo il Mancino, Aversa, toglie dall'angolino. Laterale. Laterale così. Finacci.
Cerca Scarallo, Scarallo, occhio al mancino! Scheggia il palo! Sul punteggio di 2-1 per la Piazzetta. Tutti a prendere tutto a caldo. Comincia il secondo tempo fra Piazzetta e Real Materdei, di 2-1 il punteggio. In vantaggio i ragazzi Maya Blu, che sono in superiorità numerica per l'espulsione di Senatore. Da 5 euro come minimo. Ma perché scrivere due numeri qua sopra? Che sto scrivendo? Buona palla per Vinacci, Vinacci! Salva tutto Simone Davide, protagonista assoluto. Secondo palo. Occhio Tammaro, può anticipare Frezza, che addirittura trova traverso e poi gol! Incredibile! L'autogol di Aversa. Stava per riuscire Frezza addirittura a metterla sotto proprio la traversa. È comunque fortunato. 2-2. Cioè, chi lei? Diceva la verità. Davide. Cerca Frenna, che per poco non trova il gol. Quello brutto non ci va. Occhio, sarebbe al piede Vinacci. Vinacci prova ad allargarsi, chiuso da tre avversari. Si sente davvero la superiorità numerica, soprattutto in quel reparto. Occhio Simone Davide, rientra, c'è Davide e poi Tammaro! Sciupa incredibilmente, un gol già fatto. Occhio a Vinacci, Vinacci prova a liberare il destro, rientra, Tammaro lo chiude. Possibile ripartenza, con un metto Tammaro, vede, serve Frenna, Frenna lo stop. Frenna, punta Frezza, ancora Frenna, Frezza. Scarallo, Scarallo, Scarallo come un treno, Scarallo! Il gol! Mamma mia che gol! Di Scarallo per la Real Materdei, 3-2. Partita davvero bellissima contro rimonta dei rossi. Occhio ancora Davide. Davide rientra su Mellino, vede serve Tammaro tutto solo, Umberto Tammaro se la posiziona e sul mancino gol di Umberto Tammaro, la doppietta, il 3-3. Trova ancora un altro pareggio e ripiazza la chiesa al centro del villaggio. Poi una bella sboccia, eh? C'è 15 anni. Ottimo Scarallo e break il palo! Scarallo, Scarallo, perché serve? Amato, ancora Scarallo, la chiusura di Davide! Dall'là in poi, come hai detto, stava sempre detto, ma devi scappare. Sto uscito pazzo. Sì, perché la potenza abbassa. La scossura che vuoi solo gli altri. C'è Tammaro. Appoggia Davide, è un assedio adesso Davide, colpisce lui, guarda, palla Amato, Amato converge a Scarallo, Scarallo ancora per Amato, il 4-3, incredibile, Amato, il cuore, fa sì. Vuole che qualcuno gli faccia qualcosa che non avrà mai, 4-3 del Real Materdei. Occhio ancora Vinacci, la rete, incredibile, il 5-3, nonostante l'inferiorità numerica, arriva il 5-3 dei Real Materdei. Il destro di Simone Davide, la doppietta che vale il 5-4 per la Piazzetta. Adesso ci credono però i ragazzi di Nani, che si rammarica ma sostiene i suoi. Scarallo! Vinacci, Vinacci, punto avversario, Vinacci, Vinacci, l'uscita è avversa. Ancora palla a Vinacci che la mantiene in campo, va tutto da solo, Vinacci vuole saltare chiunque, poi danna e poi Mellino. Frezza spazza, trova Scarallo. Solo contro gli avversari, Scarallo, Scarallo, Scarallo! Aversa lo ferma. Calcio d'angolo, l'ultima battuta di gara. Andiamo. Sul punteggio di 5-4 finisce qui questa gara e noi andiamo da Scarallo. Scarallo. Dai la medaglia. Abbiamo con noi Scarallo, il migliore in campo in questa gara vinta dalla Real Materdei per 5-4 con dei Piazzetti. Una gara spettacolare, ha visto innanzitutto partire quasi dai primi minuti in inferiorità numerica, quindi una vittoria ancora più di cuore, di grinta, di coraggio. Raccontacela un po'.
Niente, abbiamo giocato bene, inizialmente una stupidaggine, il nostro compagno ha fatto restare un uomo in meno. Ora non so se è davvero dato un cazzotto in faccia all'avversario. Però abbiamo giocato benissimo, con l'uomo in meno abbiamo lottato, siamo stati uniti e abbiamo vinto. Senti, con l'uomo in più si è riuscito a passare addirittura in vantaggio di due lunghezze a un certo punto, difendendo quindi anche incredibilmente molte occasioni per gli avversari. Qual è stato insomma l'elemento che vi ha diciamo più dato la carica? Diciamo la solidità e poi la vittoria per il nostro compagno, che se è stato espulso ingiustamente non merita. Parliamo senatore, certamente. Senti, alla luce di questa vittoria, al Mater Dei che ultimamente un po' di alti e bassi, si è ripresa quindi? Sì, credo proprio di sì, sentiamo sempre più in alto. Va bene, chi è secondo te a questo punto di campionato, te lo chiedo, l'avversaria diretta più pericolosa? Non lo so in precisione, se lo chiede al capitano forse ve lo dice lui. Non lo so, sono tutte quante forti, dobbiamo giocarci la fine alla fine. Va bene, volete fare una dedica all'assente Boselli per infortunio? Sì, assente Boselli assolutamente e tutta la squadra. Va bene, grazie ragazzi, in bocca al lupo.